disciples came to question me. And then they offered me protection and power of suggestion. Bene, che cosa hai preso oggi? Solo uno, vero? Ma non è adatto a te, Billy. Sicuro di averlo trovato fra i libri per bambini? Sì, stava proprio vicino a George e Sammy, le due sciocche foche. Infatti, la collocazione corrisponde. Immagino che tu sappia riconoscere le collocazioni, non è vero, Billy? Bene, dovrei riportarlo indietro venerdì 13. Mi raccomando, riportalo in tempo. Ok, signorina Eclair. Male nei boschi. Un'altra fantastica favola della Fantasy Factory. La storia comincia nel 1956 a Mildew, Georgia, dove la pura malvagità ha regnato per più di 3.000 anni. In qualche posto vicino Mildew, Georgia. Chi l'ha detto? Lo dico io. Chi sei? Io sono il narratore. Oh. No!
Lasciando da parte il male e il 1956, la nostra storia scivola nel futuro, vicino Atlanta, dove si sta girando il film Lo Yeti contro il killer dello spazio. Azione! Accidenti. Pronto? Azione! 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 Pronto, Angelo? Che stai facendo? Sam! Non speravo di sentirti fino alla prossima settimana. Già, ma vedi, la sorella di Linda è malata e così lei è andata a badare ai bambini. Così ho pensato che si potrebbe andare al lago domani per un paio di giorni. Che cosa ne pensi? Sicuro, Sam. È un'idea meravigliosa. Oh, inoltre io non avevo niente da fare questo weekend, amore. Bene, passo a prenderti alle 9. I had a drink at Rose's Cantina. There I met a signorita. She had an innocent smile, but guilty eyes. Never before had I seen her. She hold me so close when we dancing. In the air was romancing. She say, you got the macho, the tingle, the taco. We're dipping in the dew of love. Dipping in the dew of love. The dipper dew of love. We got the moon in the sky. Oh, il capanno è da quella parte. Che luogo selvaggio. Finiti gli interni, il cast del nostro film sgombra il set. Wendy e Mark si riducono all'ultimo minuto per raccogliere il materiale e raggiungere gli altri. Sperano di farlo prima che arrivi il loro amato produttore. Muoviti, dai, andiamo, non abbiamo molto tempo. E questo? No, su, sbrigati. Questo? E questo? Dai, non perdiamo tempo, Wendy. Un momento. Anche questo. Prendi. Ma che altro? Vediamo. Dai, muoviti, Wendy. E così faremo tardi. Accidenti. Ti vuoi sbrigare, Wendy? Dai, forza, muoviti. Ok, penso basta. A posto. Basta? Già. Sicura? Certo. A posto. Avanti, che chiudo la porta. Bene. Ok. Aspetta. C'è tutto? Sì, andiamo. Butta tutto quanto dietro prima che sia troppo tardi. Ma è già troppo tardi. Ti aiuto, sbrigati. Svelto, svelto. Ehi! Oh, troppo tardi. Aspettate! Dove volevate andare? Non lo sapevate che io non so dove si girano gli esterni? Scusa, Rock, mi era passato di mente. La Shaw Production, all'avanguardia nelle tecniche citografiche, è pronta a scontrarsi con il male, vecchio di 3.000 e 30 anni.
Nel frattempo a Mildew, la città dominata per 2030 anni dalla pura malvagità, la famiglia Haynes riceve un caldo benvenuto dai suoi preoccupati abitanti. Ecco l'emporio, cara. Ci serve soltanto un po' di carne. E pesciolini per fare l'esca. È arrivato qualcuno. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Chi è? Chi sarà? Dobbiamo avvisare. No, ricordatevi dell'ultima volta. Andiamo. Che fate? Tornate dentro. Avanti. Su. Azione! Guacamole, nachos and tequila. Sam, è davvero bellissimo qui. Lo sai, mi piacerebbe venirci ad abitare un giorno. Dopo il tuo divorzio. Doris, non ricominciare con questa storia. Oh, Sam, ora non mettermi il broncio, per favore, Ti prego di non farlo. Bene. Però è bello davvero qui. È la macchina fotografica in macchina. Te la vado a prendere. No. Perché no? Faccio in un attimo. Ok. I nostri felici campeggiatori sistemano e Barbara prepara la colazione. Il piccolo Billy esplora misteriosi boschi. Billy, non ti allontanare troppo, è quasi pronto da mangiare. Ok, mamma. Scommetto che siete affamati. Manca poco, ragazzi. Sei tu? Sam! Oh! 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 Sam, scappiamo, c'è un mostro! Doris! Ok, stop! La rifacciamo! Scena 39, provino 17. Azione! No! Scappa, Doris! Scappa, presto! Doris! No! Stop! Provate a metterci un po' più di impegno. Forza! Scena 39, provino 18. Azione! No! No! Doris, scappa! Doris!
Ok. Non sarebbe ora di fare una pausa, Luke? Ok, mammina. Un quarto d'ora, signore e signori. Aspetta un momento, ritorna qui! Azione! Non amo mia moglie. È te che amo, Doris. Oh, Sam. Sam, anch'io ti amo. Io non riesco a sopportare che tu debba ritornare a casa da lei. Lasciala, Sam. Sono pronta a tu pur di stare con te. Oh, Doris. Doris, che cosa ami di più di me? Adoro i tuoi bellissimi capelli. Mills, piccola idiota, vieni subito. Smettila, vieni giù. Lasciala stare, gigante. Prenditela con quel culo della tua taglia. Dimentico dell'ora, in quel momento del giorno in cui l'oscurità scende sulla terra e gli abitanti della foresta vanno verso casa, il nostro piccolo esploratore si lascia convincere dai suoi nuovi amici a seguirli per giocare. Sono così preoccupata per Billy. Cosa gli sarà successo? Sta calma, Barbara. Sono sicuro che lo sceriffo lo ha già ritrovato. Spero che tu abbia ragione. È ancora così piccolo. Può essergli successo di tutto. Su, starà benone. Lo ritroveremo. Vorrei non essere mai venuta qui. Dai, magari si era addormentato. La prossima volta andremo a Disneyland. Stavo giusto venendo Sceriffo, da voi. Lo ha ritrovato? No, mi spiace molto. Prego, sedete. Gradite un po' di caffè? No. No, non vogliamo il suo caffè. Quello che vogliamo è riavere nostro figlio. Sono passate delle ore, che fine avrà fatto? Billy è ancora vivo, so che lo è. Vieni qui, piccolino. Io lo sento. Io ho fatto il possibile. Io lo sento che è vivo, ne sono sicura. Lei deve aiutarci a ritrovarlo. Senta, questa è una piccola città, con molti boschi intorno. E non c'è nessuno che mi aiuti qui. Ma lei deve cercarlo ancora. C'è qualcuno che può aiutarvi. Grazie molto, Sara. Qualcuno dice una strega. Ed è possibile. Sembra che viva nei boschi ormai da tempo immemorabile. Il suo nome è Ida. Ida Pearson.
Tenete, questa è una cartina della zona. Come vuol Ho dire Ho segnato che... la strada da seguire. Vi avrei accompagnato, ma sono successi dei guai a Chector Ridge e io devo andare ma là. Ma come sarebbe? Sarò occupato tutto il giorno, anche domani. Ma sta scherzando! Show, show, andate via, su, su, andate, show. Non credo proprio che aspetteremo fino a dopodomani. Sì, vi capisco. Però se andate, fate attenzione. Certo, grazie. Vieni, cara. Seguendo le istruzioni dello sceriffo, gli Haines arrivano alla capanna di Ida. Qui, Cliff. Questo posto sembra abbandonato da secoli. Sarà una vecchia stranda. Qui non c'è nessuno. Forse non è il posto. Scusi, è la signora Pearson? Secondo lo sceriffo, lei potrebbe aiutarci. Il nostro figlio è scomparso da mattina. La prego, signora, lei è la nostra sola speranza. Non sappiamo più che fare. Entrate. Mettetevi pure comodi. Grazie. Ora vi preparo una bella tazza di tè. Non si disturbi a fare il tè ora, signora. Non abbiamo molto tempo. Va bene. Deve essere sorda. Quel che ci vuole. Grazie. È una bella tazza di tè forte. La ringrazio. Grazie. E ora dite pure, ragazzi, come posso aiutarvi? Ci aiuti a cercarlo. Conosce meglio di chiunque. Ci faccia da guida, ci dica di cercarlo. Povero piccolo caro, dobbiamo tentare di strapparlo alla morte. Mostratemi dove lo avete visto l'ultima volta e cercherò di fare il possibile. Cino, la nostra tenda non è lontana da qui. Noi possiamo andarci immediatamente. No, 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 siediti mia cara. Sarebbe del tutto inutile muoverci ora. Lo ritroveremo domani. Come domani? Questi boschi sono molto, molto pericolosi di notte. Preghi che il tuo bambino possa sopravvivere per te. E adesso ritornate alla vostra tenda prima che la notte prenda anche voi. Credo che abbia ragione. Grazie, signora Pearson. Ida, noi domani lo ritroveremo. Muoveremo all'alba. Cliff, che dobbiamo fare? Lo sceriffo non vuole aiutarci e questa vecchia sembra proprio fuori di testa. Cerca di stare calma ora. Cliff, ma che cosa facciamo? Sono sicuro che Billy è vivo e Ida aiuterà a trovarlo domani. La cosa migliore è tornare alla tenda e cercare di dormire. Non lo so, Cliff. Non mi fido di quella megera. Mi chiedo se rivedremo mai Billy vivo. Nel frattempo, giù all'accampamento...
Accidenti, ma si gela qui. Sto morendo di freddo. Mi sono anche perso Dynasty. Comincia proprio ora, accidenti. Però io te l'avevo detto di non venire con noi. Si rovineranno anche le tue scarpette di lusso. E pensate che avrei lasciato voi ragazzi a fare un Alfredo Broccoli Production senza di me? Io sono il genio creativo. Pianto, la Brock. Vic, che cosa vuoi dire? Se non fosse stato per Brock non avremmo mai fatto questo film. Ah, io devo essergli grato per aver interpretato prima lo Yeti e poi un extraterrestre. Vado a dormire. Ne ho abbastanza di questa stronzata. Ciao, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ma tu che ne pensi dello Yeti? Già. Beh, i bambini e gli idioti ci credono. Bah. Io credo ai fantasmi. Tu credi anche di poter crescere ancora? No. Un mio cugino in Canada dice di aver visto lo Yeti più volte. Davvero? Sì, ma non infastidisce nessuno. Io penso tratti di una razza civile in estinzione. Io non sarei tanto sicuro che lo Yeti viva in Canada. Perché sembra che anche in Florida ci siano delle strane creature, soprattutto nei boschi che si trovano a Whitman's Island. Stai cercando di spaventarci, Walt? No, non ci credo. Altro che lo Yeti. E se vorrei saperlo, fu proprio mentre giravo un film che io lo vidi. Ricordate quei vecchi film in cui Johnny Weissmuller interpretava Tarzan? Sì. Beh, li girarono quasi tutti a Whitman's Island, vicino a dove io ho abitato. Giuro che mi spaventai a morte. Io non immaginavo di saper correre così svelto. Mi precipitai verso il ponte e lo attraversai. Mentre passavo, il ponte ondeggiava sotto di me. Sicuro che Jack mi stesse seguendo. Poi mi guardai intorno e vidi il mio amico. Cominciò a gridare. Il ponte crollò e lui precipitò nell'acqua. E io, allora, gli gridai di nuotare verso di me. Mi rispose, io non so nuotare, io non so nuotare. E proprio allora, lui comparve. 10 metri, artigli, zanne enormi, ululava guardando la luna. Corsi alla polizia. Loro vennero, cercarono, però non ne trovarono traccia. Allora mi accusarono di essere ubriaco. Ma quello che è certo è che non ho più rivisto il mio amico vivo. Ah, spari balle, Wolf. Non ti aspetterai che beviamo questa storia, amico. Questa è la verità, Larry. Io non dico bugie. Non le ho mai dette e mai le dirò. Quello che ho raccontato è successo vero. La notte, certe volte, io rivedo in sogno quel mio amico. Posso sentirlo che urla chiedendomi aiuto. E io non posso fare niente per salvarlo. Verità o no, ragazzi? Io spero di non sognare Jack stanotte. Bene, questo è quello che ci voleva dopo aver ascoltato la storia, Walt. È soltanto un cane che abbaia. Forza, andiamo a dormire. Accidenti a te. Accidenti, Larry, devi sempre fare l'eroe.
Al mattino, tra Luke e Yellin si riaccensione, mentre lo sceriffo ispeziona la tenda di Clint e Barbara. È davvero meraviglioso qui. Mi piacerebbe lasciare la città un giorno. Sarebbe un posto stupendo per vivere. Preferirei che un mulo mi prendesse a calci. Sinceramente, Luke Stevenson, a volte mi chiedo come ti sopporto. Sarebbe stupendo costruire la nostra casa qui prima o poi. Già, prima o poi. Prima o poi riusciremo a fare molte cose. Anche un bel film, per esempio. Un film importante che abbia contenuti e non le porcherie che facciamo adesso. Ma pagano il biglietto, Yellin. Ma perché noi dobbiamo adeguarci al gusto di un mucchio di teenagers che non capiscono nulla? Esiste anche qualcos'altro, lo sai bene. Beh, puoi sempre tornare da mamma e papà giù al paesello. No, grazie. Per loro sono sempre una bambina. Io non so perché mai. Ti amo tanto, Luke. Io ho sempre creduto che per suonare fosse necessario almeno un minimo di talento. La vuoi una tazza di caffè? Ehi ragazzi, ma non avete fame? Ciao, Dick. Ciao. Tra poco non si accetteranno più ordinazioni. Accidenti, fa quello qui. Brock, gli hai dato tu il permesso? Ma chi sarà quello? Sono Martin Blaine, produttore esecutivo. Piacere, sceriffo Anthony. Sceriffo, c'è qualche problema per caso? Ci siamo accampati perché stiamo girando un film qui. Qualcosa in contrario? Non c'è problema. Passavo di qui perché sto cercando un bambino. È molto piccolo. Ha un berretto da baseball rosso. Pensavo potesse essere venuto qui a curiosare. Perché, sceriffo, si è perso? Già. Povero piccolo. Ormai sono già 2 giorni che è sparito. Questi boschi non sono il posto adatto per un ragazzino. Sono pieni di pericoli. Neanch'io starei qui volentieri di notte. Lo sapete dov'è il paese? Sì, più o meno a 4 miglia e mezzo da qui. Bene. Succedono delle strane cose queste parti. Comunque, se trovate il ragazzo, portatelo nel mio ufficio. I suoi genitori sono stravolti. State attenti e non vi allontanate dalle tende di notte. È pericoloso. Buon lavoro. E non lasciate fuochi accesi. Non siete voi che avete fatto quel film intitolato La fattoria degli animali morti? Sì, le è piaciuto? No. After eating Billy Willy for a full lunch, what do you expect? I got to see you then find some healthy man. You remember that? I got a pee. What the hell is this? Well, I thought you knew everything. Smegma, did you take your shoes off? Something really stinks. Creep, you are a creep. You know, Creep, I have got a really bad feeling about this. What kind of makeup planet is this? It's your mother. Whoa!
Bene, preparatevi per la prossima scena. Che ne dici, mammina? Di meglio non si può fare col nostro budget. Forza, ragazzi. E tu cerca di essere un po' più spaventoso, Larry. Muovetevi. Ah, Mark, qui ci servono gli effetti e qualche lampo di luce rossa. Ok, Luke. Non riesco a crederci, ma oggi siamo in orario. Già, ma non è una cosa che vi capiti spesso, dico bene? Non ci sareste riusciti senza di me. E non volevate che venissi. Martin! Che c'è? Merda! Oh no! Era sano ieri sera, ma chi può essere stato? Non lo so, un orso o qualcosa del genere. Voglio sperare che la compagnia d'assicurazione ci risarcirà. Ce ne serve subito un altro per finire. Ma quale assicurazione? Ho detto di non farla, ricordi? Bene, cercheremo di cavarcela. Forza, tutti al lavoro. Su, a pranzo. Che odorino. Come buono. Ehi, dov'è il nostro amato regista? Che ti importa? Pensa a me. Dov'è Wendy? Mentre la troupe pranza, Luke pensa a Wendy. La primavera è il periodo dell'anno che preferisco. Ogni cosa diventa di colpo bella. Per caso ti stai riferendo a me? Ma non è soltanto la bellezza che colpisce Wendy. Senti, ma tu e Yelling non stanno insieme. Non è quello che sembra. Sai che pensavo? Nel mio prossimo film potresti essere tu, la mia segretaria di onore. O meglio ancora, l'aiuto regista. Sai fare tu con le donne? Sai, comincio a stufarmi. Ehi, se sì, con quel dannato frisbee mi rompete la macchina, io vi spacco il culo. Nessuno ha un gruppo elettrogeno o qualcosa di simile? Io vado a cercare Luke. Povero caro, si sarà addormentato da qualche parte. La mattina seguente, molto presto, Ida prepara una potente pozione per appararsi la misera vita del nostro fecondo produttore. Bene, finalmente comincia a succedere qualcosa. Grazie di tutto, Brock. Non so proprio come avremmo fatto senza di te stavolta. No, figurati. Beh, senti, sei sicuro di non poter rimanere fino alla fine? Sì, delle riprese. Ma purtroppo devo andare. Altrimenti chi ci pensa ai soldi, È vero. Bene, spero che voi ragazzi ve la caviate senza troppi problemi. Le scene più complicate sono finite, no? Ma certo. Ti chiameremo se ce n'è bisogno. O qualcosa di irrisolvibile. Ciao. Ciao. Finalmente il rompiballe se n'è andato. Ah!
Maledizione. Martin! Sei tu? Ciao. Bello qui, eh? Già, è stupendo. Sai, non pensavo amassi la natura. Come dire, non sembri quel genere di persone. Beh, chi non apprezzerebbe questo scenario? Vuoi un po'? No, grazie. Sicuro? Guarda che roba buona. No, 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 grazie. È proprio buona, sai. Mi fa sentire un toro. Già, anche a me. Non in quel senso. Io... Lasciamo perdere, ok? Quello che fai sono affari tuoi. Io non voglio entrarci. Io non dirò niente, ok? Una sorpresa per oggi l'abbiamo già avuta, no? Tralasciando i doveri quotidiani, Ida si fa bella.
Ti stavo aspettando, sceriffo Anthony. Ho atteso il buio. Luke! Luke, svegliati! Dai, svegliati! Che c'è? Dick si sta facendo con non so che roba e sono sicuro che domani avrà una faccia orribile. Non l'avevo mai visto così giù. Muoviti! È un momento. Tu sei peggio di una madre. Ho una bellissima notizia. Il coniglio è morto. Ce l'hai sempre avuto tu, allora. Giusto? Poiché era un maschio, l'ho tenuto io. Invece fosse stata femmina. Gli Ames non ti daranno più fastidi, mai più. Perfetto. Quella mi stava facendo impazzire. Sempre piangere, piangere, piangere per quel marmocchio. Basta, Dick, ormai ne hai presa abbastanza. Chi? Io? Ma mi fa bene. E la cocaina è una medicina ideale. Ti guarisce da qualsiasi cosa, perfettamente. Luke, hai sentito? È completamente fuori di testa. Parlaci tu, a me non dar retta. Ok. Ne hai una bella provvista, vero amico? Ci puoi giurare, pure al 100%. Vuoi provarla, Marty? Non ci penso nemmeno. Questa robaccia ti manda in pappa il cervello, Dick. Inoltre, siamo venuti qui per lavorare, cosa che voi due dovreste sapere benissimo. È buona davvero, mamma. Tu sei soltanto un irresponsabile. Mi aspettavo che come regista del film tu ti sentissi in dovere di dare il buon esempio. Di che ti preoccupi, Marty? Lo sai che questo film non è altro che merda secca. Merda secca, merda secca, merda secca. Ok, però mettetevi in testa che voi due domani mattina alle 6:30 dovete essere in piedi. E il bacio della buonanotte? Prendine ancora, Luke. No, grazie, Dick. Vado a vedere se Yellin è sveglia. E anche tu. Ora la pianti e vai a dormire, ok? Sì, ok. Una vera fortuna fra le mani. Quella gente del cinema è terribilmente stupida. La nostra storia continua e la nuova giornata si apre con la scoperta dell'assenza di Dick. Ragazzi, mi avete sorpresa. Il vostro caffè latte è veramente buono. Ci puoi giurare? Sono sì, in gamba. Io. È buono. Buongiorno. Che profumino. Buon dì, Kelly. Hai fame? Ciao, Wendy. Ciao. Tutto bene? Buongiorno. Sì, salve. Che sonno. Ma che ore sono? Dormito bene, Kelly? Insomma. 6:30. Nella tenda non c'è.
Chi non è nella tenda? Dick, sembra sparito. Accidenti! Lo sapevo che gli sarebbe successo qualcosa con quella merda. E tu? Tu lo hai lasciato fare. Sappilo, Luke, questo è l'ultimo film che facciamo insieme. Perché non ci mettiamo tutti a cercarlo? Sì, penso sia una buona idea. Ok, vediamo di trovarlo. Una ragazza resti qui e ci chiami se per caso quel cretino ritornasse, ok? Forza, muoviamoci. Ehi, dove state andando? Preparate i costumi, noi ritorneremo fra poco. Questo tipo di lavoro non spetta a noi, preparateli da solo. Luke, guarda la macchina di Brock. Martin, vieni qui! Non c'è nessuno. L'auto di Brock. Già, c'è la sua borsa dentro. E lui dov'è finito? Probabilmente si è avviato a piedi verso la città. Già, lo sai Brock com'è fatto. In qualche modo se la sarà cavata. E poi chi se ne frega, noi però dobbiamo tornare al lavoro. Dick sarà ancora addormentato nel bosco da qualche parte. Scommetto che si farà vivo verso l'ora del pranzo. Sempre che non si sia rotto una gamba. Forse abbiamo il tempo di fare la scena degli alieni e quella seguente. Sì, di Kelly con i nani, stamattina. Se siete d'accordo. Per me è ok, ma io lo cerco ancora un po'. Ehi, ha lasciato qui le chiavi. Dick! Dick, dove sei? La vuoi piantare? Kelly, basta! Ok. Io comincio a preoccuparmi. Dick non si è ancora fatto vivo. E dove diavolo è finita, Yelly? Io sono ancora qua. Stupendo. Non troviamo un uomo. Non troviamo una donna. Ci manca anche il produttore. Ma che accidenti sta succedendo? Ora non farti venire una crisi isterica. Io e Mark li andremo a cercare. Voi, per favore, rimanete qui. E io gradirei che non sparisse più nessuno. E tu smettila di sforacchiarmi le spalle. Certo. Quella notte, mentre la troupe sta dormendo, il male penetra nelle loro vite. Ma che stai facendo qui? Dov'è Yelly? Sta ancora cercando Dick. Ma che magnifica idea. Oh, Cristo santo! Wolf, chi ha gridato? Mi è sembrato la tenda delle ragazze. Ma che succede? Ma non lo so, ho sentito Wendy gridare. Anche lei è sparita. Ma no. Cosa diavolo sta succedendo? Spariremo tutti, uno alla volta. Altri due. Cosa? Luke non è nella sua tenda, non lo trovo da nessuna parte. No. Ma dove saranno?
Io non lo so, ma dobbiamo restare calmi. Che cosa fate? Dick è tornato? No, ma ringrazio Dio di è tornato tu. Perché? Cosa c'è? Wendy e Luke sono scomparsi. Merda, che cavolo sta succedendo? Sentite, qui? Io non lo so. Però non possiamo fare niente stanotte. È buio e tutti abbiamo bisogno di dormire. Finalmente sorge il sole e alla luce del giorno il bosco non sembra più così terribile. Smetterla. Piantatela con questa musica. Voi vivete qui. Siete tutti pronti? Sì. Ok, tu Larry, Mims e Max a nord. Io sto cercando qualcuno. Capite? Un uomo. E Bruno. Sam? Sì. Tu e Kelly andrete a sud. Bene. Wolf, tu e Mark andrete... No, sarà meglio che venga con te, Mark. Io so badare a me stesso. Bene, sono le 7:20. Ci rivediamo qui alle 9. Andate. Dov'è il nord? Io sto cercando qualcuno, ve l'ho già detto. Se per caso trovate qualcuno, sparate immediatamente un colpo in aria. Perché non spariamo un colpo in aria adesso? Così loro lo sentono e sanno che direzione prendere. Perché no? È un'idea. No! 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 Dick! Hey, Dick! Dick! Ma dove si sarà andato a cacciare quello stupido? Tu che proponi di fare, Max? Possiamo solo cercarlo. Io andrei ad avvertire lo sceriffo. Forse hai ragione, però proviamo a cercarlo ancora. Ok. Dobbiamo tornare indietro, oppure arriveremo in ritardo al campo. No! 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 Prego, lasciatemi stare! No! Per l'amor di Dio! A casa volete? No! 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 No, vi prego! No! Lasciatemi stare! Non voglio! No! 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 No!
Sì, lo sceriffo può organizzare una battuta in un paio d'ore. Voi rimanete pure qui a mangiare, io andrò ad avvertirlo. D'accordo. Va bene? Ok, così nel frattempo preparo qualcosa da mangiare. Cosa volete? Tra cos'è la scelta? Niente. O carne in scatola? Carne in scatola. No, no, vi prego, vi prego, lasciatemi. No, a cosa vuoi farmi? Oh, lasciatemi stare. Marte, che è successo? Venite. Luke, tirati su. Che cosa, Wendy? Luke! Scendetti, vedi che non ti sente. È sotto shock. Mi hanno iniettato qualche cosa ieri sera e dopo non si è ripresa. Vedete, le candele sono tutte sparite. Io non so più che cosa fare. Noi siamo qui dall'altra notte e loro ci uccideranno. Ma siamo nei casini. Ma sei stato un animale? No, solo una persona può aver fatto una cosa simile. Non ci siamo, solo noi. Brock, Dick, quel bambino sparito. Brock e il bambino l'hanno trovati già morti. Dick, lo hanno ucciso stamattina, quei mostri. Lo hanno quasi fatto a pezzi. Adesso che facciamo? E io come posso saperlo? Che siamo tutti sulla stessa barca. Di notte, questa gente si trasforma in orribili bestie. Ma dove può andare? Non lo so, bisogna scappare. Oh mio Dio. Adesso ora calmatevi. Niente crisi isteriche. Andrò a piedi a chiamare lo sceriffo. La notte scende, mentre Ida prepara un nuovo incantesimo e le sue creature continuano i loro giochi innocenti. Thank you.
Il terribile incantesimo di Ida è ora terminato. Le sue creature si sveglieranno pronte per la loro missione, trasformate nei più orribili mostri che si possano immaginare. Io non posso più stare ferma qui, divento pazzo. Mettiti seduta e calmati. Io non voglio sedermi e non posso calmarmi. Voglio camminare. Martin ha detto di stare tutti insieme. Ritorna qui e siediti. Ti racconterò una bella storia. No, sei come quella di Jack. Ve lo prometto, non mi allontanerò molto. Resta dove ti possiamo vedere, Min. Non le accadrà nulla. Intanto comincia a raccontarci la storia. Sì, così tornerà indietro. Questa volta ve ne racconterò una molto simile. Ah, no, no. Di storie strane ne ho abbastanza. Basta, basta. Oh. Smettila, Yelly. Lui è morto. Noi dobbiamo andarcene subito di qui. Lei era tutta la mia vita. Sentite, da questo momento in poi dobbiamo rimanere uniti. Luke! No, Luke! Amore mio! Chiunque ci sia qui, non gli permetteremo di uccidere nessun altro di noi. Vieni via! No! Dobbiamo andarcene! Non posso! La macchina! Quale macchina? Quella di Brock, è la nostra ultima chance. Io lo amavo. Quindi dobbiamo andare via. Andiamo. Già, ma se non partirà. Andiamo via. Piantala, è morto. No. È morto. No. Questo non è uno dei vostri fottuti figli, Ellie. Questa è vita reale. Io sono con te, Larry. Andiamo. Ok. Su, ragazzi, seguitemi. Mark, ce l'hai tu le chiavi della macchina? Sì. Allora muoviamoci. Non posso più vivere. Io lo amavo. Ok, fai la macchina. Però io me ne vado di qui. No! Luke! Luke! Ma ti ricordi dov'è? Più o meno. Allora? Deve essere a questa parte. Vuoi sbrigarti? Sono qua! Vieni! Vieni! No. Aiuto! Oh, merda! Oh!
Sara. Povera la mia piccola bambina. La tua metamorfosi non si è ancora completata. Mamma. Sara, tu sei troppo debole, mentalmente e fisicamente. Tu così sei del tutto inutile. Mia cara, non potrò servirmi di te mai più. E hai anche un cattivo odore. Presto, andiamo via. Antisalite! Svelti! Larry, apro! Mangia questo! Le mani demoniache di Ida preparano un altro incantesimo. Stai bene? Sì, tutto a posto. Ma ci è mancato un pezzo. Andiamo via. Dov'è Max? Sono qua. Santo Dio, povero Mark. Scordatelo ormai, se lo staranno mangiando quei cani. Andiamo via. Eccoli. Larry, metti in moto. Come? Mark aveva le chiavi. Oh, no. Vado io a prenderle. Ma come facciamo? Fermo, ucciderebbero anche te. Mio Dio, aiutaci. Se usciamo di qui ci uccideranno tutti. No. Prova a far tatto con i fili, Larry! Sì! Stanno andando via! È vero! Posso prendere le chiavi? Tu adesso non più! Sta attento, Larry! Sul serio? Oh, Larry, sei in gamba. Signore, ti ringrazio. Metto in moto, dai. E possiamo andare. Non perdiamo tempo. Merda, che cos'ha? Forza, lì. Perché? Perché non parte? Ma che cos'ha? Dai. Parti, accidenti a te. Cristo santo. Hai tirato l'aria. Maledizione. Tira l'aria. Non c'è niente da fare. Se restiamo qui, ci uccideranno. Riprova, Larry. Dai, prego, fa qualcosa. Mi sto provando. Dammi un coltello, Wolf, e fammi luce. Che vuoi fare, Larry? Mi è venuta un'idea. Ah, bene. Bolli e ribolli. Ecco qua, Larry. Grazie. Ok. Ricordati che devi unire i fili blu con quelli rossi. No, attento, il Larry. Rosso col verde. So quel che dico, in questa macchina blu. Colpisci e distruggi. L'effetto sarà uguale all'esplosione di una piccola bomba. Svelto, stanno tornando. Ci sono. Poteri del male, poteri della notte. Trasformate quell'uomo nelle vostre creature. Su, andiamo, presto. Siamo salvi. Sì. L'incubo della notte è passato. Non tutte le speranze sembrano perdute per la nostra sventurata troupe. Oppure sì. E sono andati via.
Mi chiedo come abbiano fatto se la macchina è ancora qui. Sceriffo, sono stati praticamente fatti a pezzi e c'era sangue, gran quantità di sangue sopra ogni cosa. Quella è Yelin. I due sopravvissuti, Martin e Yel, trovano conforto uno nelle braccia dell'altra, accendendo una speranza per la Shout Production. Potrà Yelin fare film pieni di contenuti o lo sceriffo li ucciderà e li divorerà? E che ne sarà di? Potrà la pura malvagità continuare a possedere Mildew? Oppure trasferita nella vostra città? Sarà sushi? Oh mio Dio, quella è... Sì, quella è una maledizione. L'ultimo è stato un gran succio. La gente fa ore di fila davanti al bottiglio. Che gusti barbari, secondo me è un'enorme porcheria. Puoi stare zitta, per favore? È stato un successo, in ogni caso. I film dell'ore vanno sempre. Faceva paura, Dio. Tanta paura da farsela addosso. Chi aveva mai sentito parlare di licantropi spaziali prima? Possiamo guadagnarci una fortuna, però bisogna trovare il posto giusto per gli esterni. Perciò siamo qui. Sapete dov'è il posto giusto che cercate? Nel North George. Hanno già girato lì ultimamente. È perfetto per quel genere di film. E la gente è molto ospitale. Anzi, vi consiglio di portarci anche i bambini. Fine. Per favore, leggete anche le altre fantastfavole della Fantasy Factory. Se ne avete il coraggio. Billy, una bella notizia. Tuo padre ha finalmente finito di fare quel progetto. Così ci prenderemo 2 settimane di vacanza. Andremo in campagna e sarai libero di fare quello che vuoi tutto il giorno. Esatto, e prepara la canna da pesca perché c'è un bel lago in cui andare a pescare. E ce la spasseremo, vedrai. Non è meraviglioso, Billy? Cosa leggevi? Fantasmi, spiriti, mostri. Oh mio Dio. Ah, che schifo, ma cos'è questa porcheria? Billy, stai bene? Ma che cos'hai? Che succede? Cliff, oh mio Dio. Che sta succedendo a Billy?